Pronto Renzi, come stai? Ho visto le tue interviste in televisione. Non ce la fai proprio a starti zitto, eh? Sei diventato anche un virologo. Senti, che cosa proponi tu al governo? Che dici? Apriamo tutte le librerie. Bella idea, ma tu sei un genio. Con questa trovata raddoppi sicuramente il tuo elettorato. Arrivi come minimo all'1,2%. Sei un grande. Aspetta, scusa, ti devo lasciare. C'ho Salvini sotto. Ciao Matteo, e tu come stai? Che idea hai tu per il governo? Che dici? Apriamo tutte le chiese per Pasqua. Ma che state facendo, una gara tra Mattei a chi dice la cazzata più grossa? Ma così aumentiamo sicuramente il contagio. Ah, però tu invece dell'acqua santa ci vuoi mettere dentro la mucchina, così la gente si disinfetta. Sei un genio anche tu. Cioè, secondo me è proprio il nome che fa la differenza, Scusa, ti devo lasciare che c'ho un'altra chiamata. C'ho la Meloni sotto. Ciao Giorgia, come stai? Vedo che ti stai dando da fare, Ho visto che hai spedito a un sacco di italiani le mascherine con il simbolo del tuo partito. Che dici? Stai facendo beneficenza? Eh no, la beneficenza è quando regali una cosa ad uno e non gli dici che sei. Se metti il simbolo del tuo partito, in pratica stai dicendo alla gente: ricordate, alle prossime votazioni, che io vi ho regalato le mascherine. Che poi, regalato, i soldi sono sempre i nostri. Vabbè, se metti il simbolo del tuo partito, non si chiama beneficenza, si chiama campagna elettorale, Giorgi. Insomma, che cosa proponi tu al governo? Che dici? 1.000 euro ad ogni italiano. Sei sicura? Allora, 1.000 euro è uno, 1.000 euro è due, 1.000 euro è... Aspetta, aspetta! C'ho un altro cazzaro sotto! Pronto Silvio? Allora tu rilanci l'offerta della Meloni. Offri 2.000 euro a tutti, in più vuoi aprire tutte le case chiuse. Ma se sono chiuse, come fai ad aprirle? Ah, per te sono sempre state aperte. Certo che c'è proprio la fissa tu, A te non ti ferma neanche una pandemia. Aspetta, scusa! C'ho Zingaretti sotto. Ciao Nicola, che dici tu? Java casuta, pasaba, già. Ah Nicola, non ti capisco, ma non eri guarito? Almeno quando parli, togliti la mascherina. Dai, riprovaci. Ciasafu, ciapasaba. Ah Nico, fa una cosa, rimettiti la mascherina che ti capivo meglio. Sì, aspetta, scusa. C'ho un'altra volta il bomba sotto. Matteo, ci hai ripensato? Che dici? Vuoi aprire tutto? Ma sei sicuro? Qua tutti dicono dobbiamo stare ancora a casa. Anche gli esperti, pure i virologi. Che dici? Se ogni tanto non spari una cazzata grossa, ti senti male. Ho capito. Aspetta, scusa. C'ho Salvini sotto. Matteo, che cosa? Vuoi uscire dall'Europa? E come facciamo? Ah, cambi una combinata e attacchi la Germania dalla Jacuzia con 10 grammatini. Sei sicuro? Aspetta, scusa. Ciao Giorgia, che dici? Rilanci. 3.000 euro a testa in più, apriamo il Parco della Vittoria. Aspetta, scusa. Cavaliere, 50.000 euro a tutti. Scusa, aspetta. Che dici? Niente tasse per tutti a vita. Aspetta, aspetta. Che dici? 100.000 euro a tutti più un mese di Netflix gratis. Aspetta, aspetta. Raggio laser e scudo rotante. Aspetta, aspetta. Au! E basta. Così è troppo. Ora vi metto tutti quanti in linea contemporaneamente, Mi sentite? È inutile che vi inventate le cazzate così grosse. Chiedete sacrifici agli italiani e voi rinunciate a nulla. Vi do io un'idea. Dato che avevate fatto ricorso per rimettere i vitalizi come prima, fate una cosa. Rinunciate al ricorso e tagliate i vitalizi. Semplice, no? Avete capito? Pronto? Pronto? Hanno attaccato. Ah, dimenticavo, seguitemi pure su Instagram e su YouTube, Grilletto Facile. Mi raccomando, non mi fa ingassare, frate, mannaggia le vecchietti.